Amici telefono.it, Andrea Galeazzi, un bentornato per provare questo HTC Touch, una novità dalla casa orientale. Come dice il nome stesso, avremo una particolarità che vedremo in seguito. Questo è il telefono, confezione molto molto bella ed elegante, cuffie auricolari, micro SD da 1 giga in dotazione, cuffie con comando dotato di rotellina per il volume. Abbiamo una dotazione di tutto rispetto, pennino di ricambio, custodia in neoprene molto molto simpatica, la manualistica che non stiamo a tirar fuori, compreso il CD con la suite, abbiamo il caricabatterie, il standard mini USB e il cavo dati. Quindi dotazione assolutamente di rilievo per questo HTC Touch. Andiamo ad installarlo, apriamo il corpo posteriore, lateralmente vi è l'alloggiamento che nasconde sia la micro SD che andiamo ad inserire con un pochino di difficoltà, ma neanche troppa, e la SIM card, in questo caso operatore Vodafone. Ricordiamo che il nostro telefono è un quad band GSM GPRS dotato di Edge, quindi non abbiamo connettività UMTS. Accendiamo col tasto di accensione superiore Windows Mobile 2006, Wi-Fi, Bluetooth, ma non, come dicevamo prima, UMTS con HSDPA. Anteriormente troviamo solamente il tasto direzionale, l'ok, inizio chiamata, fine chiamata. Fine ai pulsanti anteriori, lateralmente sul lato destro non troviamo nulla se non il pulsante, la macchina fotografica e l'alloggiamento per il pennino, che è un pochino corto, quindi non è comodissimo, mentre sul lato sinistro abbiamo la leva per il volume. Sotto, connettore mini USB per gli accessori, tasto reset e l'alloggiamento per inserire un laccetto. Posteriormente abbiamo la fotocamera a 2 megapixel senza autofocus e senza flash. Materiale di tutto rispetto, molto bello anche da maneggiare, intanto si sta caricando, cover leggermente gommata e vellutata al tatto. Anteriormente abbiamo l'altoparlante, molto carino la scelta di mettere i LED di stato all'interno di questo altoparlante per non sporcare la figura del telefono. Dicevamo, touch, perché touch? Grande innovazione da HTC è il touch flow, ovvero il controllo del telefono a sfioramento. Come funziona? Vediamo subito. Se noi da home, che come vediamo è personalizzata, andiamo a fare un movimento col dito dal basso verso l'alto, si attiva questo menu a cubo che ci permette di interagire con il telefono. Come vediamo, andando da una parte all'altra, il cubo ruota a destra o a sinistra presentandoci queste tre schermate principali. Se vogliamo chiudere il menu, semplicemente lo possiamo abbassare. Andiamo a vedere allora queste tre schermate cosa ci offrono. Prima schermata con musica, foto e video, quindi possiamo accedere direttamente alla scorciatoia che ci fa vedere le foto che abbiamo scattato, piuttosto che cliccando sulla fotocamera possiamo accedere direttamente all'applicazione fotocamera. Eccoci qui. Fotocamera che, ricordiamo, 2 megapixel, non dotata di autofocus, quindi foto abbastanza scadenti, anche perché la messa a fuoco, soprattutto da vicino, è penalizzata da questa scelta. La velocità generale del sistema operativo non è male, ma non è neanche un fulmine di guerra. Ricordiamo che ha un processore da 200 MHz. Per quanto riguarda la seconda schermata di questo Touch Flow, abbiamo applicazione mail, SMS, MMS, Internet Explorer, attività, Communication Manager o calendario. Per esempio, nel Communication Manager abbiamo la possibilità di gestire tutte le connessioni del telefono. Quindi Bluetooth, wireless LAN, telefono, modalità aereo, connessione dati, active sync, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece la terza schermata, è quella dei contatti rapidi. Questa è molto comoda perché abbiamo la possibilità di aggiungere fino a 9 miniature che sono direttamente collegate al contatto. Noi, sfiorando la miniatura, andiamo a visualizzare i dati del contatto scelto. Nella home page abbiamo anche qua tre sottomenu: home con l'ora e lo stato del telefono, seconda possibilità di andare a vedere il tempo su una città che abbiamo preimpostato, come vediamo il tempo odierno e il tempo per 4 giorni successivi, oppure abbiamo la possibilità di mettere dei link rapidi a programmi che utilizziamo maggiormente. Sempre da qualsiasi schermata, con il pollice in su, raggiungiamo queste tre facce del cubo con le nostre funzionalità.
Questa interazione è molto semplice e molto, molto intuitiva. Il problema è quando andiamo oltre l'interfaccia, ovvero facciamo un esempio pratico, dobbiamo scrivere un SMS, vado dentro nella funzione SMS, io tranquillamente posso leggerli perché ho la possibilità di leggere SMS, mail e tutto, ma per creare un nuovo messaggio devo per forza interagire col mio pennino. Quindi devo andare nel classico menu, nuovo, scegliere SMS e iniziare a scriverlo con la tastiera virtuale a schermo, la QWERTY virtuale, che ovviamente ha le dimensioni rapportate ai nostri 2,8 pollici del display, e quindi è assolutamente necessario usare il pennino, anche perché nella scrittura non è presente il WordPad, ma solamente il riconoscitore grafico, la tastiera o il single pad che ci permette di inserire simboli, come vediamo. Questo è un po' il limite di questo touch flow che ci ferma un pochino alla prima interfaccia. Quindi noi siamo in macchina, vogliamo leggere un SMS, perfetto, con un dito posso tranquillamente arrivare alla funzione SMS-MMS, ma una volta che ne voglio scrivere uno o che voglio comunque fare un altro tipo di operazione un pochino più complessa, devo comunque utilizzarlo come un palmare normale. Andiamo a vedere un attimino le funzioni multimediali, prima andiamo a vedere Internet Explorer, visto che, come dicevamo, il palmare non è dotato di connessioni UMTS, andremo col nostro GPRS semplice e quindi un pochino lento. Proviamo a aprire una pagina a caso, proviamo a aprire la pagina di Mobile Style, così vediamo anche il funzionamento del flash, visto che ha un'animazione all'inizio. Come vediamo, la velocità sembra di essere un po' tornati indietro nel tempo, quindi velocità da GPRS. Attendiamo il caricamento della pagina, eccoci qui. Come vediamo, non è veloce e le animazioni in flash non vengono visualizzate. Ovvio che c'è tutta una serie di plugin o di browser alternativi che ci possono aiutare in questo. Per quanto riguarda la parte Office, PIM e di programmi installati, nulla da dire, abbiamo tutto. Abbiamo anche preinstallato il Task Manager, che ci permette di interrompere oppure passare da un'applicazione all'altra automaticamente. I programmi installati sono i classici programmi che troviamo su quasi tutti i Windows Mobile, quindi come vediamo non abbiamo nulla di nuovo. Abbiamo la Java Machine preinstallata e questo ci aiuta nell'applicazione per esempio anche di Opera Mini o di altri programmi in Java. E la Suite Office Mobile funziona davvero bene con Excel Mobile, PowerPoint e Word, che permettono anche di editare i file. Per quanto riguarda invece le impostazioni, anche qua nulla di particolarmente nuovo, ma troviamo la classica interfaccia di Windows Mobile 6 sotto questa, diciamo, pelle di touch flow alla quale possiamo abbinare un tono per lo scorrere delle pagine. Una cosa che siamo dimenticati di dire sul touch flow, per esempio, se noi entriamo nell'applicazione contatti, abbiamo la possibilità con un scorrere del dito di scorrere tutti i contatti. Come abbiamo visto, adesso non ci ha preso il comando, però volendo, eccoci qua, vedete che i contatti scorrono nel senso del nostro pollice. Con un click noi fermiamo questo scorrimento. Eccoci qua, vediamo come scorrono i contatti. Stessa funzione può essere attivata anche nel browser, quindi nella navigazione internet. Se noi vogliamo scorrere la pagina, non facciamo altro che andare su e giù con il nostro bel pollicione. Per concludere, un'ottima idea di HTC, questa dell'interazione col dito, quindi riscoprire il senso del tatto per il comando semplificato tutte le funzioni. Peccato, ci sarebbe piaciuto che questo tipo di interazione fosse andato un po' più in là rispetto al primo livello di comandi, ma ci sarebbe piaciuto anche che fosse integrata una soluzione di scrittura o comunque di interazione maggiore in comandi più complicati. Per quanto riguarda la grafica, deve avere una buona interfaccia. Per quanto riguarda il touch, un attimino di confidenza per comandarlo a 360 gradi. Per quanto riguarda l'hardware del telefono, pur essendo un 200 MHz, non soffre di particolari rallentamenti, anzi il telefono risponde sempre con immediatezza ai vari comandi che gli impartiamo. Materiali molto buoni,
è davvero un'unità interessante. Peccato per la mancanza dell'UMTS e dell'HSDPA, pur avendo a disposizione Wi-Fi, Bluetooth e gli altri protocolli wireless. Vi rimandiamo alla prova scritta per una maggiore approfondimento di tutti questi argomenti trattati e vi salutiamo alla prossima prova qui su telefonino.net.